Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Siamo ancora su Suikoden 5. Finalmente possono cominciare i giochi sacri, ma prima di tutto ciò parliamo con i nostri amici. Ti prego, siediti di sua altezza, altrimenti starò io di fianco alla principessa. Ben fatto, hai combattuto da favola. Complimenti, sua altezza, che tu possa dimostrare sempre il potere degno di un membro della famiglia reale di Falena. Ottimo lavoro là fuori, hai saputo prevedere bene il tuo sfidante. A dire il vero, non pensavo che resistessi così a lungo. Shun combatteva nelle arene, mi sbagliavo. Così si fa, principe. Vorrei che Kyle potesse vederti là fuori. Peccato sia rimasto con Zack. Così si fa, Joe. In questo incontro non importa chi vince e chi perde, ma sono sempre fiero di vedere il mio ragazzo vincere. Quell'incontro della cerimonia di apertura è stato semplicemente straordinario, Joe. Ho sempre saputo che mi somigliavi, ma osservandoti devo dire che hai lottato come tuo padre quando era giovane. Joe, presto, siediti! Qui, siediti di fianco a me. Ok, e adesso possiamo cominciare i giochi sacri. Certainly is strong, Godwin's man. Princess, what's wrong? Nothing. It's just scary watching all these sword matches, that's all. The weapons used in the sacred games don't have blades, you know. Nobody's going to get hurt too badly. I know, but I have this cold feeling in the pit of my tummy for some reason. Già. Those men down there are fighting for you, dear. You can't just simply walk away. But mother, I never asked them to fight for me. Need I remind you, you're going to be queen someday, and you have certain responsibilities, whether you like them or not. For instance, if a war were to break out, over 100,000 soldiers would be called to fight and possibly die in your name. If you can't even watch the sacred games, how will you be able to handle something like that? Oh. I understand now, Mother. I'm sorry, I was wrong. That's all right, Lim. I knew you would understand. Esatto, però io devo comportarmi bene da fratello. Da Kanakan. We've never heard of him before today, but just the same. A Queen's Knight can always assess the skills of an opponent, even if he's never seen him before. Just watch. This match ought to be a good one. Uno spadaccino. Thank you.
matchups like those that make the Sacred Games so interesting. I hate to give a barbaric swordsman from some backward land any credit, but he is good with a blade. A barbaric swordsman, you say? When Ferret came to this country, he was far more barbaric. Era molto più barbaro di lui. So you're curious about him too, huh? I need you to find out just what kind of fellow he is. But your majesty, are you sure? It'd look like the royal family was favoring a specific participant. Oh, come on. Belcoot is probably staying at some place in town, so you can just pretend to run into him by accident. It's settled then. Leon, I want you to go with him. Yes, sir. Xylides, George, I want you two to go too. Anche a me interessa abbastanza il soggetto. Esatto, quindi la prima giornata di giochi sacri è finita. Chissà in quale locanda alloggia Belcoot. Scommetto che non sarà necessario controllare le locande, lo incontreremo qui nei paraggi. Eh? Come mai ne sei così sicuro? Vedrai, ma diamoci una mossa. Ok, George e Xylides sono rientrati in squadra. Quindi, andiamo di qua prima. Ecco, dannazione, lasciami andare. Ho detto di lasciarmi andare. Silenzio, imbrogliare giochi sacri. Non te la caverai facilmente, sai? Meglio che tu abbia una scusa credibile se non vuoi morire. Dannazione, come hanno fatto a scoprirmi? Dannazione. Penso che fosse il vincitore del sesto incontro. Chissà cosa è successo. Ha somministrato al suo avversario un anestetico. Chi sei tu? Sei quel medico che ho incontrato prima, vero? Esatto, mi chiamo Murad. Un anestetico, eh? Ora che me lo dici, mi è sembrato un po' troppo corto questo incontro. Sì, anche a me. Così ho deciso di esaminare l'avversario sconfitto. E come temevo, presentava tutti i sintomi. Qualcuno doveva avergli dato un anestetico. La dose era piuttosto leggera, forse sperava che nessuno lo scoprisse, ma un medico non si imbroglia facilmente. E così qui i dottori non visitano solo i feriti. No, no, non c'è fine al numero di persone che cercano di vincere usando veleno o droghe. I medici che lavorano qui devono essere in grado di scoprire questo tipo di imbroglio. Capisco. Wow, imbrogliare fin dal primissimo giorno, eh? Dopotutto sono i giochi sacri. Parecchia gente farebbe di tutto, non importa quanto sleale pur di vincere. Vero. Negli ultimi giochi sacri ci sono stati dei tipi che si sarebbero spinti ben oltre. L'uso di sostanze del genere sembra uno scherzo in confronto. Ora sono ancora più preoccupato per Belcoot. Per questo prima hai detto che è meglio sbrigarsi? Oh, eravate di fretta? Chiedo scusa per avervi fatto perdere tempo. Anch'io, meglio che vada. Ho qualche domanda a fare a quel tipo. Questo era importante perché sblocca praticamente l'incontro, o per meglio dire il nome di Murad. Quindi sappiamo già che si chiama Murad e quindi l'abbiamo conosciuto. Ok, a questo punto possiamo andare in città. Quindi ora devo ricordarmi come uscire dall'arena e andare in città. Ah, ecco da qua, perfetto. Che vuol dire no? Non c'è un buon motivo. Avanti, tirane fuori uno. Il motivo? Ci stai prendendo in giro? Eh? Come? Non capisco.
cos'è tutta questa confusione? Oh, Vostra Altezza, Lady Silith, la confusione, beh, a causa di questa ragazza. Il principe? Perfetto, sono stanco di avere a che fare con questo subordinato. Chi sarebbe il subordinato? Stai zitto, subordinato. Vostra Altezza, mi chiamo Nikea e sono una maestra di arti marziali. Sono venuta a Falena per partecipare ai giochi sacri, ma questo subordinato non mi vuole far combattere. Beh, veramente le donne non possono partecipare. Perché no? Il regno è governato da una regina, giusto? Perciò le donne hanno il potere. Perché non posso partecipare? Sai per caso cosa sono i giochi sacri? Cosa sono? Sono un'importante antica gara di arti marziali che si tengono a Falena per la prima volta in 16 anni. Il vincitore guadagna i più alti onori e cariche di stato, giusto? Esatto. Però ti sfugge il particolare più importante. Il vincitore sposerà la principessa. Cosa? I giochi sacri servono per scegliere il marito dell'erede al trono. Il vincitore di questi giochi sposerà la sorella minore del principe. E in qualità di marito della futura regina, il vincitore avrà il titolo di comandante dei cavalieri della regina. Cosa? Ma come? Cosa? Allora, che vuoi fare? Sei ancora intenzionato a partecipare? Scusatemi. Se fosse un uomo, sarebbero una coppia davvero interessante. Non potrei mai accettare di averla come comandante dei cavalieri della regina. Beh, di certo sarebbe meglio del capitano Euram. Perfetto. E adesso possiamo uscire. Allora, detto ciò, qui abbiamo sempre gli stessi personaggi. Come potete vedere adesso è sparito il tizio con i capelli rossi, che io non mi ricorderò mai i nomi del Shugoden 5, purtroppo i nomi non li ricorderò mai. Ma prima di fare tutto ciò, se non sbaglio, qui a est, non so se era qui o forse nell'altra zona, quelle, eccolo, c'è Egbert. Altezza Reale, come sta, principe? Che piacere rivederla. Ho saputo delle sue gesta, di come si è occupato di quella spia di Armes, ad esempio. Sapevo che ne era capace. Cosa? Io? Grazie per avermelo chiesto. Ha chiuso il passaggio sotterraneo dicendomi che serviva ad impedire i sinistri figuri, quel maledetto Godwin. E questo dopo aver rubato la terra della casata degli Athelbald. Ci ha privato anche di un tetto. Non ci sono parole per descrivere la malvagità di quel lurido verme. Il gran rampicante, la palla di pelliccia, lo stupido Mantkira. Mantkra. Ok, niente, tutto a posto. È molto gentile da parte di Sua Altezza rivolgere la parola ad uno come me. Mi dia una sua unghia, Altezza, che la voglio ficcare in testa a quel rito verme di Godwin. Bene, direi che qua è tutto a posto. Non so se ho abbastanza punti per allenarmi. No, ancora è troppo presto. Ok, a questo punto dobbiamo andare verso la locanda, anzi a nord della locanda. Quindi, intanto io direi che effettivamente potrei salvare un attimo. Ok, e adesso andiamo qui a nord della locanda, perché a nord della locanda dovrebbe... Allora, la locanda è qua, ma se non ricordo male qui doveva... Forse prima devo andare qui alla locanda. Perché io ricordo che qui c'era una sorta di combattimento. Vediamo se forse era da qualche altra parte di qua. Ecco. Quello è un nano? Perché? Che c'è che non va? Vuoi saperlo davvero? Solo gli umani possono andare oltre questo punto. Vili bestie come te non possono. Sono un fabbro e voglio solo vedere le armi usate dai partecipanti ai giochi sacri. Silenzio, vattene. Forse non lo sai, perciò ti aggiorno io.
In queste città è perfettamente legale uccidere i non umani. Va bene, me ne vado. È terribile. So come ti senti, ma lascia perdere. Anche se supera quel posto di blocco, lo fermerà qualcun altro e allora potrebbero ucciderlo. Mi spiace per lui, ma è meglio se torna da dove è venuto. È vero che uccidere i nani non è un reato? Non può essere vero. Il codice legale di Falena non fa differenza tra umani e nani. Il problema è che Lord Godwin, ad applicare la legge in città, ha un odio totale verso i non umani. Eh già. Quindi andiamo adesso a trovare questo fabbro. Andiamo a vedere dove si trova. Allora, il fabbro dovrebbe essere di là a sinistra, quindi forse vediamo se è da questo lato. Perché qui c'era il fabbro, però no. Eppure mi ricordavo che era da questo lato. Quindi o se n'è andato veramente, perché c'erano un paio di scene che in realtà dovevo guardare. Allora, qui c'è la runa, ma la runa 0, lì c'è il passaggio che è stato chiuso. Quindi sì, mi sa che lui effettivamente se n'era andato. Ed era adesso il momento in cui dobbiamo andare alla locanda. Però mi faccio un giro e vediamo. Ok, siamo tornati indietro perché il nano effettivamente non c'era. E adesso dovrebbe... Vediamo se è così. Dovrebbe apparire la scena dei tizi da combattere alla locanda. Forse era da quell'altro lato? Vediamo. Esatto. Che diamine sta succedendo qui? Ehi, tu, che diavolo hai detto? Principe, guarda. Senti, te lo dirò un'ultima volta. Ritirati dal secondo turno, capito? La regina di Falena deve sposare un nobile. Non accetteremo che sia nuovamente uno straniero a diventare il comandante dei cavalieri della regina. Mi aspettavo simili problemi. Dove sono le guardie di pattuglia? Perché non arrivano? Se quei farabutti eliminassero Belcut dei giochi sacri, i nobili ne sarebbero felici. Ecco perché non ci sono guardie. È terribile. Principe. Sì. Aspetta. Beh, abile com'è, Belcut non avrà bisogno di essere salvato. E come ha detto Ferid, se ci ficchiamo in qualche problema, poi potrebbero essere guai seri. Suppongo tu abbia ragione. Allora, ti ritirerai o no? Rispondi. Mi rifiuto. Cosa? Non è che non capisca il vostro patriottismo, ma ai giochi sacri può partecipare anche chi non è di Falena. Andare contro il regolamento non è un po' come andare contro il volere di sua maestà? Cosa hai detto? Ah, certo che hai coraggio da vendere. Qual è il problema? Vuoi tirare fuori quella famosa spada di cui sei tanto fiero? Sì, vai, versa un po' di sangue fuori dall'arena, così sarai squalificato. Oh, questi qui sono davvero tosti. Vogliono spingere Belcut alla squalifica, a costo di rimetterci di tasca loro. Bene, vediamo un po' quella spada. Dai, tirala fuori. Se colpirmi vi farà sentire meglio, ragazzi, fate pure. Voglio partecipare ai giochi sacri, non mi ritirerò e non mi farò squalificare. Che idiota. Se è così che la pensi, saremo più che felici di farti male. Spero che ti piaccia il dolore. Non opporrà nemmeno un po' di resistenza. Principe. Va bene, andiamo ad aiutare Belcut. Basta.
Certo che vedo una bella faccia tosta, sferrare un attacco alla luce del giorno in questo modo. Ma che dia... Sua Altezza il principe e Lady Sialitz e anche i cavalieri della regina. Calmatevi, ragazzi. I membri della famiglia reale e i cavalieri della regina non verrebbero mai in città in così pochi. E poi rispetterebbero dei tipi devoti come noi. Hai ragione, quindi significa che questi qui sono degli impostori. Cosa? Ma come ragionate? Chiunque ci ostacoli è un nemico di Falena e ora vi mostreremo come trattiamo i nostri nemici. Sì, andandosi a schiantare contro un muro. George che è una macchina. Benissimo. Easy. Ah, dannati impostori. Torneremo, contateci. Cosa pensava di fare questa gente? Ogni paese ha una buona fetta di estremisti iperpatriottici, ma i nostri si meritavano un premio. Sua Altezza il principe, Lady Sialitz, cavalieri della regina, grazie mille per esservi dati così da fare per uno come me. Grazie per avermi salvato la vita. Grazie. Ma non è pericoloso per voi venire coinvolti negli affari di uno come me? Cioè, mi duole dirlo dopo che avete fatto tutto questo per salvarmi, ma se la famiglia reale viene vista avvicinarsi a uno dei partecipanti non saranno guai seri per voi. Ma come potevamo starci con le mani in mano a guardare? Le vostre nobili intenzioni mi sarebbero bastate. Perdonate se mi congedo da voi ora. Quando i giochi sacri saranno finiti, tornerò a ringraziarvi. Ma quei criminali hanno detto che torneranno. Credo che tu sia ancora in pericolo. È vero, e se ti attaccassero di nuovo mentre sei da solo non ce lo perdoneremmo mai. Ok, mi arrendo. Accetterò la vostra offerta generosa. E qui Belcut è entrato in squadra. Potremmo aumentare anche l'arma di Belcut. Sinceramente credo che lo farò. Vedete, livello 19 addirittura, quindi immaginate quanto sia effettivamente forte. E qui oh, Belcut, stai bene? Ho sentito che hai avuto a che fare con dei brutti ceffi. Oh, ero così preoccupata. Sto bene, Marina. Questi signori mi hanno salvato. Oh, il principe? Vi conoscete già? Sì. Si è presa cura di noi l'altro giorno. Santo cielo, non ho fatto niente. Ma soprattutto, grazie mille per aver salvato uno dei nostri più importanti clienti. Ho un'idea. Entrate, vi preparerò un buon pasto per dimostrarvi la mia gratitudine. Ma Marina, sono io che dovrei ringraziarli. Non importa, sono io che voglio cucinare per loro. Su, da questa parte. Marina. Principe, presto, venite. Cosa pensi che dovremmo fare? Beh, andiamo a mangiare. Bene, è anche una buona occasione per parlare con Belcut. Allora, Belcut effettivamente potevo passare da sopra, fare tutto il giro per potenziare la sua arma. Però va bene, alla fine va bene, non c'è problema, non c'è problema. Oh, eccovi, su forza, da questa parte. Wow, sembra tutto così buono. Prego, fate come se foste a casa vostra e non fate complimenti. Spero che vi piaccia tutto. Scusa, questa deve essere l'ora in cui sei più indaffarata.
Non si preoccupi, la locanda diventerà famosa ora che il principe e Lady Silas sono stati qui. Inoltre, Marina era così felice che Belcut fosse salvo che non le avreste potuto impedire di cucinare per voi. Ehi, cosa intendi dire? Perché non dovrei essere felice? Uno dei nostri migliori clienti è sano e salvo. Certo. Marina, scusa se ti ho fatto preoccupare. Oh, non fa niente, non darti troppi pensieri. Allora, vi porterò un piatto dopo l'altro. Vedrete di riuscire a mangiare tutto. Buon appetito. Credevo che fossi un tipo poco interessante. Invece pare che tu abbia delle doti nascoste. Cosa intendi dire? Davvero non l'hai capito? Davvero, non ho idea di cosa tu stia parlando. A quanto pare quella ragazza dovrà essere molto più esplicita con te. Scusa? Con una ragazza così in ansia per te non avresti permesso a quei criminali di scatenarsi addosso a te. Tipi così non ci vanno certo giù leggero. Saresti potuto morire, sai? Sapevo che non sarebbe successo. Quando si affrontano dilettanti è facile fingere di essere ferito gravemente senza esserlo davvero. Ma vieni pur sempre ferito. Non potevo fare nient'altro. Mi trovo in una situazione da cui è impossibile uscire. E questa situazione è il motivo per cui ti sei iscritto ai giochi sacri? Esatto. Ti scoccia se ti chiediamo di cosa si tratta? Beh, probabilmente sarebbe meglio che lo sapeste. Quei delinquenti mi hanno chiamato straniero, ma non è affatto vero. Dai un'occhiata qui. Un tatuaggio. Non fraintendermi, ma non ti sta bene. Già, lo penso anch'io. Ma non ho potuto evitarlo. L'ho fatto per coprirne un altro. Un altro tatuaggio? Non dirmi che era un tatuaggio bianco. Esatto, era un gladiatore di questo paese. Circa 10 anni fa sono scappato e fuggito a Kanakan. Ma quando ho sentito che i giochi sacri si sarebbero tenuti di nuovo per la prima volta in 16 anni, sono tornato. Vorrei entrare a far parte della famiglia reale e abolire l'istituzione dei gladiatori. Lo so, grazie a Sua Maestà la Regina e Sua Maestà Ferid, i gladiatori sono trattati molto meglio ora. Ma ci scommetto, se la prossima regina sposasse un nobile, tutto tornerebbe come un tempo. E io non posso permettere che accada. Se potessi, libererei tutti i gladiatori. Ecco perché devo vincere i giochi sacri. Quindi, scopo molto nobile. Questo ragazzo è davvero un dilettante a quanto ha bevute. Avrà vissuto davvero a Kanakan per tutto questo tempo. Ha toccato a malapena il suo vino ed è già raso al suolo. Non so se l'ha toccato a malapena, ma sì, è davvero un dilettante, soprattutto considerata la sua stazza. Non è meglio metterlo a letto? Oh, lo faccio io, lasciate che ci pensi io. Stupido Belcut, che devo fare con te? Vuoi una mano? Oh, non fa niente, lavoro alla locanda dopo tutto. Sono abituato a gestire questo genere di cose. Ma Belcult, sempre pesante. Non insistere. Eh? Insistere? Non dirmi che neanche tu l'hai capito. Credo che sia giunta l'ora di andarcene comunque. Oh, bene. Grazie per l'ottima cena, era davvero deliziosa. Ricordate di dirlo ai padroni, al piano di sotto. Prenditi cura di Belcult. Sì. Ok, e ora ce ne possiamo andare. So, what'd you think? Yes, I think he's a good man, too. Indeed. Unlike a certain Queen's Knight, he knows how to treat the royal family with courtesy, too. Yeah, and unlike a certain member of the royal family, he talks politely, too. Hey. He's far from perfect, though. He seems a little thick-headed, and he can't hold his liquor. What do you think? Do you think Belcut is good enough for Lim to marry? Belcut is old enough to be the princess's father, isn't he? That's not so unusual.
A 10 or 20 year age difference isn't at all that rare in royal or noble marriages. Well, we don't have to talk about this right now. The first round isn't even over yet. True, but I'm still worried about a few things. If Belcoot wins, I wonder what Marina will do. Huh? Marina? What do you mean? Never mind. Now then, I guess we better be getting home. I bet Lim is getting a little tired of waiting. Ok, allora, in teoria si potrebbe anche tentare di uscire dalla città per level upare, ma non lo farò. C'è un piccolo trucchetto che si potrebbe utilizzare per fare dei level up che sinceramente non ho intenzione di fare adesso. Però per il momento direi che è tutto, quindi è perfetto qui, così posso salvare e staccare. Detto ciò, noi ci becchiamo come sempre alla prossima. Bye bye!